Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme una torta di carote e zucca, semplice da preparare. Prima di iniziare la preparazione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare le notifiche così non perderete nessun video. Inoltre, se il video vi piace, non dimenticate di lasciarci un like. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 150 g di carote pulite, 150 g di zucca pulita, 120 g di olio di semi di girasole, 120 g di latte, 3 uova, 200 g di zucchero, 330 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci e 2 cucchiai di succo di limone o d'arancia. Per chi fosse nuovo, vi ricordo che gli ingredienti li trovate scritti tutti giù nell'info box. Inoltre trovate il link al mio blog dove potete leggere la ricetta per intero e stamparla se volete. Per prima cosa dovete frullare la zucca e le carote. Io già l'ho fatto, ho utilizzato il Bimby. All'interno del Bimby ho inserito le carote, la zucca e l'olio di semi di girasole. E ho azionato per 10 secondi velocità 10 e ho ottenuto questa cremina. Vedete? Se non avete il Bimby, potete utilizzare un mixer o un frullatore, quindi inserite al loro interno carote, olio e zucca e frullate bene il tutto fino ad ottenere una crema. Io vi lascio al video, buona visione.